Hi guys! Dico hi guys perché non so dove finirà questa clip nel video che state guardando. Allora, siamo arrivati a Medellin, abbiamo iniziato l'esplorazione della città e stiamo iniziando dal giardino botanico. Perché tutti, a quelli che ho chiesto cosa vado a vedere a Medellin, tutti mi dicono il giardino botanico, e quindi andiamo a vedere questo giardino botanico. Quindi passeremo la mattinata all'esplorazione del giardino botanico. E invece, se continuate a vedere il video dopo il giardino botanico, nel pomeriggio abbiamo un tour organizzato in una parte particolare della città, che però non vi dico adesso. No, gracias. Gracias. Niente. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Niente, speriamo che sia bello, visto il clima. Paolo, senti, aspetta, Paolo, senti il mio tono di voce. Non c'ha la voce, ragazzi. No, visto il clima che qua al giardino botanico dovrebbe essere particolarmente bello, perché siamo nel posto dell'eterna primavera. Sì, Medellin, città con diversi milioni di abitanti, a 1600 metri sopra il livello del mare. Giusto? Giusto? Quante fan che ho, eh? Questa è la cartina del parco, che sembra molto grande, ma la cosa interessante, gratis. Quindi ci facciamo una bella passeggiata molto grande, abbiamo comunque qualche ora per da camminare qua dentro, vi faccio vedere qualche clip e niente, poi vi racconto mentre andiamo cosa facciamo, cosa vediamo, non lo so neanche io, quindi let's go. C'è questa formazione a forma di bruco, non siamo nella giungla ma siamo sempre all'interno del giardino botanico di Medellin, praticamente hanno riprodotto la giungla colombiana. Però io non sono un botanico, quindi conosco quasi nada, niente, però è molto affascinante e si cammina all'ombra. C'è anche la pianta dell'ananas, che è questa qua. Adesso qua non c'è l'ananas, perché dovrebbe crescere, però questa è la pianta. E l'ananas solitamente cresce lì dove c'è il rosso. Le piante sono numerate, ad esempio questa qua è la 2944 ed è una palma. Sembra un albero di Natale con questi frutti attaccati. La cosa bella della Colombia è che ha diverse tipologie di territori. C'è la costa, c'è le Ande, c'è il deserto, c'è l'Amazzonia. Quindi qua il parco giardino botanico è diviso in settori. Adesso ovviamente sono nel settore del deserto. Vedete, ci sono le piante grasse, i cactus. È molto interessante questo qua, questa cosa per la Colombia, che in un paese riesce a vedere più cose. Bello.
questa iguana è gigante, ragazzi. Sembra anche incazzata. La nostra esperienza al giardino botanico sta finendo. Stiamo uscendo, dobbiamo prendere Uber, il taxi, perché la macchina l'abbiamo lasciata all'ostello, visto che intanto benzina, parcheggi, sicuridad, la sicurezza, è meglio spostarsi con Uber, che tra l'altro è molto economico. Se fossi da solo sarebbe stata meglio la metropolitana e i mezzi pubblici, ma in due conviene il taxi. Buenas. Buenas. Uno adelante o? Sí. Yo me pongo adelante. Me pongo adelante, Paolo. Sí. Hi guys, oggi dovremo fare un tour guidato, quei free walking tour dove lasci la mancia del centro di Medellin. Ovviamente noi siamo qua, le guide non ci sono, sono in ritardo come ieri, però c'è da farsi una ragione, qua è così. Siamo in questa piazza, c'è questo monumento che non so che cosa sia. Ah, credo che questo qua sono stati due, credo che sono stati due presidenti. Guglielmo Gavira Correa mi ricorda qualche cosa. Però non sono sicuro, adesso ce lo diranno le guide quando arriveranno, se arriveranno. Questa scultura di Botero praticamente è squarciata perché nel 95 hanno messo una bomba, 20 morti e più di 100 feriti. L'hanno lasciata in ricordo, la stupidezza di noi umani, e là dove c'è Paolo invece lui ne ha fatta un'altra, molto simile, simbolo della pace, Piazza Sant'Antonio. Ho problemi col telefono oggi, lei è la nostra guida. Là c'è un'altra scultura di Botero e lì un'altra. Ho problemi seri col telefono, spero di riuscire a sistemarlo. Ho un altro iPhone vecchio che c'ha lo screen rotto, devo sistemarlo. E ai. Vediamo se vengono le riprese. Io sto facendo adesso una ripresa, non so neanche se funzionerà. Speriamo. Questa non ci voleva, così. Avevo il telefono in tasca, l'ho tirato fuori, non funziona più. L'ho spento, l'ho riacceso, cambiato la SIM, niente, non va più il segnale, non prende più niente. Non va il wifi, non va nada. Vediamo cosa riusciamo a fare oggi. Inconvenienti che però risolveremo.
sueño del alma que a veces muere sin florecer. A ti te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo viendo mi corazón. Deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante y se las presta para su almuerzo al ser al labrador. Canto a los sueños, canto al dolor, canto a los hombres que curte el sol, canto a la tierra, canto al amor, canto a la madre que me parió.